Ciao a tutti, sono Federica e questo è l'inizio di un nuovo viaggio. Oggi ci troviamo a Cracovia, Polonia. A Cracovia, siamo qui per partecipare a un evento di Trablin, che è un'organizzazione che si occupa di mettere in contatto blogger nell'ambito travel ed enti del turismo, tour operator o comunque operatori del settore del turismo. Tra 3 giorni dovrò tenere una conferenza sulla creazione di contenuti per i social. Devo dire che sono un po' agitata, però è anche una bella opportunità per condividere qualcosa di più di sé, del proprio lavoro e di quello che si fa. Comunque la città sembra molto carina, adesso ci prendiamo un po' di tempo per esplorarla e per conoscerla un po' più da vicino. Siamo all'interno di quello che dovrebbe essere una sorta di mercato permanente, quindi con delle bancarelle, degli stand che vendono cose tradizionali e tipiche polacche. È molto bello e ti dà una sensazione molto locale, è davvero tipica. Mi piace molto la struttura, è davvero affascinante, è un bel colpo d'occhio. Ci sono tutti questi lampadari in ferro battuto che mi piacciono veramente tantissimo. Belle. Belli. Meraviglioso. Con uno di questi sembrerei uscita da un film di Miyazaki. 180. Da 180? 40. Okay. Scatoline, guarda che belle. Belle. È tutto stupendo qua. Volevo comprare un abito tipico, ma 110 euro sono un po' tanti, quindi mi sa che vado da Zara. Maggio polacco, sembra che l'universo si sia concentrato nelle strade del centro, quindi adesso abbandoniamo le zone un pochino più battute per andare a scoprire, come al nostro solito, qualche angolo un po' più nascosto della città. Abbiamo individuato un'area dove c'è molta street art, quindi probabilmente andremo a scoprire quei dintorni. Abbiamo scoperto che c'è un caffè a tema Harry Potter, perché ho visto una ragazza con una scopa e un mantello e la sciarpa di Grifondoro. Like coffee, tea, cakes and cookies, but also butter. Where is it? Inside downstairs. Oh, it's a coffee. Ok. Amara e profonda delusione. Siamo entrati e usciti subito perché, a parte qualche mattone, qualche bacchetta e qualche lettera pendente di Harry Potter, non è che ci fosse molto, quindi... Cracovia probabilmente è stata costruita in controluce, quindi in qualsiasi verso ci giriamo abbiamo il sole negli occhi e diventiamo ciechi. In Polonia non c'è l'euro, ma c'è lo zloty, che non si sa per quale astrusa ragione viene segnato come PLM. E comunque 4 zloty valgono 1 euro, quindi siamo potenti! Maialate atomiche! Non sono neanche così malsani, perché dentro hanno la frutta, insieme al burro, allo zucchero, ai canditi, al cioccolato, alla Nutella, e costano ben 1 euro. Abbiamo appena comprato il nostro sweet burger. Stara pakzarnia. Ah la 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 la, che bella cosa, poco maiala. Io direi di procedere all'assaggio. Mamma mia. Si sente il kiwi, che è molto buono. Kiwi misto a zuccherini, crema bianca non ben identificata, uva, arancia, è strano, è molto strano. La consistenza della brioche è molto buona. Sì, a parte che è una delle cose più unciose di sempre, però nel complesso direi che per 2,50 euro è una bomba. Oh. Testiamo anche il Fuse Tea, il Fuzze. Finora tutto normale. Ma che retrogusto ha? Ma che schifo! Sì, all'inizio tutto bene, però poi ti inchiappetta alla fine.
capitati in via Josefa e devo dire che questa via mi sta dando una sensazione completamente diversa della città. È una via molto cool, con tanti concept store, tanti localini, tanti posti dove puoi prendere, tanti gift shop con cose tipiche. Ci sono anche un sacco di negozi di design dove vendono artigianato locale e cose molto particolari. Guarda questo vestitino che bello! Vintage classic, qua ci entriamo. Poi ci sono tutti questi piccoli spot artistici, street art, graffiti, che è proprio quello che stavamo cercando. Guarda lui che simpatico. Non te. Lui è molto simpatico. Comunque è un quartiere che mi piace molto. Una bella sorpresa. Ah, anche questo, che bello. Anche questo è davvero molto carino. Ed è l'ingresso di un... shop and studio. Quindi è un negozio di illustrazioni. Guarda lì in fondo cosa c'è. Federica Passione Muri ne ha appena trovato un altro. Ultra colorato e con mille tinte. E soprattutto c'è una zuppa proprio dietro di me. Quindi sicuramente se siete a Cracovia vale la pena fare un salto in questa strada, che è completamente diversa da tutto il resto della città. Quindi stiamo camminando per la città, siamo arrivati nel quartiere ebraico, che è molto bello, molto interessante, un po' più locale, infatti ci sono meno turisti, è molto tranquillo. Poi siamo fortunati perché è una giornata meravigliosa, proprio una bella sensazione camminare per le strade di Cracovia con questo clima e godersi in tutto questo la street art. Stiamo avvicinando a questo edificio, la Cricoteca, non abbiamo bene idea di cosa sia, forse c'è una terrazza sopra, quindi probabilmente ci sarà il caffè lì in cima. Questa Cricoteca è praticamente un complesso culturale. In questo momento stiamo percorrendo questo ponte moderno di fronte al Galaxy, che è davvero bello, ha una bella architettura. Penso che ora faremo una breve sosta in hotel per riposarci un attimo, editare qualche scatto, eccetera, eccetera, e poi via, si riparte per l'evento di inaugurazione di Troublin. Siamo in ascensore, siamo tutti belli imbellettati e pronti per andare alla cerimonia di apertura di Troublin, che in questo momento non ci ricordiamo dov'è. Ora prendiamo un Uber e via, verso la location designata. Concerto finito, adesso faranno una breve presentazione di cibo con un food blogger che ci spiegherà qualche curiosità o qualcosa di più su qual è il cibo tipico polacco e quali sono i migliori ristoranti in cui mangiare. Finita la giornata di oggi, è stata una bella occasione per scoprire Cracovia come primo impatto. Un po' faticosa dovuto anche alle temperature super calde, però nonostante tutto ci siamo divertiti, abbiamo anche assistito alla cerimonia di apertura dell'evento per cui siamo qui, che è l'evento di Troublin, e domani inizia la conferenza vera e propria. Sarò una degli speaker, quindi sono abbastanza agitata. Adesso vado a letto, ma non prima di aver ripassato il mio discorso. Domani ne approfitterò per vedere un po' la situation e quante persone ci sono ad ascoltarmi, soprattutto. Quindi per il momento è tutto. Buonanotte.